E adesso cominciamo a parlare del panico. Io chiamerei subito, così cominciano a raccontarci un po' come ci si trova di sopra, Maria Pagliato, Francesca Ciocchetti, Fabrizio Falco e anche Pilar chiamerei a questo punto. Allora. Sì, non è stata una preparazione semplice, ma il compito dell'attore è quello di aderire e di seguire il capo, il regista in questo caso, in ogni indicazione che il capo fornisce. Quindi. Funziona, credo che qui il lavoro che è stato fatto è un pochino più complicato, cioè c'è stato un lavoro di scavo e di attenzione molto precisa a quello che è la lettera del testo e quelli che sono poi i significati che si porta dentro. Racconta un po' il tuo personaggio, tanto per cominciare, che è centrale un po' in quella che è tutta la vicenda. È una madre che non ha per niente i connotati della madre, tant'è che il figlio le chiede ad un certo punto con disperazione di fare almeno per una volta la madre, di smettere di cercare cose che non esistono. È semplicemente motivata nel corso dello spettacolo a cercare questa chiave che le consentirà di aprire la cassetta di sicurezza per arraffare il malloppo e ricostruirsi una vita senza i figli. Molte volte in alcune scene fa una rappresentazione della brava madre, ma non lo è per niente, e molte volte invece si abbandona alla sua sciatteria, alla sua pigrizia. E Jessica, il mio personaggio, oltre a vivere i guai di questa famiglia completamente sgangherata, mentre mia madre vuole proprio andarsene, mollare famiglia e tutto, andare a Miami, il mio tentativo di fuga è nell'arte, e questa è una ragazza che non parla, esplode per poi implodere continuamente, esplode e rimplode. La cosa sicuramente più bella e stimolante per me è stato quello di creare, poi non un personaggio giovane oppure una ragazzetta, ma quello di fare uno specchio di quello che può essere appunto la condizione dei ragazzi di oggi. Sei al centro di alcune delle scene più divertenti che abbia visto negli ultimi anni, devo dire. Lei contro quella sensitiva che insomma porterà a delle situazioni molto divertenti e assurde. Siamo stati un po' accomunati in questo caso da Spregelburg, il pubblico e gli attori, perché sia il pubblico che gli attori dobbiamo accettare, cioè dal momento in cui uno assiste a questo spettacolo o lo fa, di entrare a che fare con il caos. E uno abituato a che una storia ha un inizio, poi ha uno svolgimento e una risoluzione finale. Che per un po' magari uno non capisce, o anche che non capisce, anche arriva in fondo e gli restano ancora delle cose. Questa cosa capitava anche a noi. E in questo testo quello che si riflette poi alla fine è la vita, che la vita non è ordinata, è un caos. Semplicemente una ragazza molto molto appariscente che arriva un po' sotto l'effetto di alcune pasticche che ha preso, quindi ha anche questo modo di muoversi che è alquanto equivoco, insomma, fa presupporre forse che sia, no, magari un uomo, non si capisce bene. Sì, rappresenta un po' questo anello in questa ricerca che lui fa della sua identità sessuale, però in modo involontario. Io cerco semplicemente di ascoltare un po' la temperatura generale dello spettacolo e entrare nella situazione, cioè far sì che questo personaggio possa essere uno degli anelli per far andare avanti la storia, non un episodio in sé che vive di vita propria. Sì, come sensitiva non sembri particolarmente efficace all'inizio. Certo, però le cose si muovono, le bambole escono, le cose in realtà non è un'imbrogliona. Nello spettacolo i morti sembrano più vivi dei vivi e viceversa. Allora, quello che mi interessava capire è come arrivate dal testo, dal linguaggio, dalle parole, ai gesti, ai movimenti, lavorando con Ron. Il senso dello spazio così grande, smisurato, e la bellezza di vedere gli attori che correvano, dà un'idea proprio di assoluta libertà, e anche libertà rispetto anche alle regole che molte volte fisiche ti impone il teatro. C'è uno spazio che si muove sia tecnicamente nelle macchine, e anche i corpi degli attori partecipano molto di questo. Perché a me sembrava dalla scrittura che fosse molto colloquiale, che lei parlava con i morti come parla con la zia, dicendo ma sì, fammi un caffettino così, e invece
Luca ha spinto molto perché fosse qualcosa di diverso, andare. Cercare una voce, cercare un modo che potesse essere appunto il modo giusto di questo personaggio di rapportarsi con i morti. È stato un lavoro lungo e faticoso di avvicinamento a questo testo, che è un testo impegnativo, complicato, con tanti attori, tanti problemi che abbiamo sentito, e a un certo punto c'è stato qualcosa che è cambiato. È tutto, cioè, stravolto, quindi fondamentalmente tutte le sicurezze che abbiamo noi attori, cioè le diagonali, il sapere, era tutto completamente sballato. Quindi all'inizio c'è stato come uno smarrimento da parte di tutti, ma normalissimo, di conquista lenta, piano piano, dello spazio, un testo in cui ogni battuta rimanda continuamente a significati più ampi. Un'altra cosa su cui ha tanto insistito nel lavoro Luca Ronconi era il panico. Diceva: manca panico, qui dobbiamo metterci il panico. Non parlava di morti e di vivi, parlava di panico. Il fatto che non è che noi stiamo dando un qualcosa di già masticato al pubblico, ma che il pubblico sta partecipando come noi a questo rebus meraviglioso, che è un nuovo modo di vedere anche la drammaturgia, che il cinema aveva già fatto, perché nella vita la causa e l'effetto non sono così conseguenziali, no? Cioè non è sempre la causa e poi arriva l'effetto, si accorciano i tempi, e Spregelburt in questo è un maestro, li anticipa, li posticipa, e poi ci rendiamo conto che se ci abbandoniamo a questo tipo di lettura la riconosciamo di più come nostra, e magari è più, diciamo, contemporaneo come tipo di linguaggio che non un'eredità di teatro borghese, che per carità, cioè è la nostra base, però magari c'è dell'altro, e se quest'altro sta nascendo ora, cioè siamo tanto contenti di averne partecipato noi insieme.